colori trasteghesi, i nostri palazzi sono meravigliosi. Auguriamoci che questi colori entrino nei cuori di chi regge le sorti del nostro paese. Grazie, veramente grazie. Arrivederci. Ringrazio vivamente, scusami. No, ho fatto piacere. Grazie. Allora, la signora Esiga ha fatto questa mostra al Palazzo Dogana della provincia Piazza 20 Settembre. Con l'associazione Ax Anteas e io ho diretto i lavori. Sì. Questi lavori sono tutti con un materiale di polistirolo e carta crespa sia sottile che doppia. E ogni fiore è stato fatto uno per uno. Naturalmente il polistirolo è stato tagliato con la lama a caldo ed è stato modellato per ogni monumento che si desiderava fare. E ogni battista di Foggia. Di Foggia. Sì. Passiamo là. Questa invece è la chiesa di Gesù e Maria. La chiesa di Gesù Maria, sempre di Foggia, con la stessa tecnica del polistirolo, con le pietre vicino ai piedi dell'alberello, pietre ugualmente messe vicino al muro della chiesa, e ogni nicchietta ha un po' d'erbetta con dentro la nicchietta delle porte che rappresentano proprio la chiesa di Gesù e Maria. Bene. Qui invece abbiamo la chiesa di San Pasquale, o Sant'Antonio, come viene ugualmente definita in tutte e due le maniere. Qui c'è il convento dove noi dell'Ax Anteas teniamo l'università della terza età con i vecchietti proprio che si trovano in questa casa, dove ogni lunedì andiamo a tenere compagnia con ballo, musica e anche con, durante la settimana, il martedì e il giovedì, con recitazione e con manualità tenute proprio da me. Qui invece abbiamo il Palazzo Dogana, il palazzo della provincia. Questo è il palazzo che ci ha naturalmente ospitato ed è un palazzo ornato ugualmente con tutti i fiori e come noi sentivamo di adornarlo. Io personalmente l'ho voluto ornare col rosso e col giallo, che sono delle tinte un po' allegre. Qui invece abbiamo la villa, la nostra bella villa, naturalmente fatta in tutti i particolari, con la fontana, le aiuole, e su ogni aiuola ci sono le panzè, perché a me piacciono le panzè, volevo le panzè, non ci potevo fare niente. Ugualmente Foggia è rappresentata con tanti colombi, perché su ogni tetto c'è un colombo, due colombi, tre colombi. Vediamo proprio i particolari delle panzè piccole piccole, ogni colonna avvolta. Quella dell'infanzia Santa Letizia, la nostra età e i vecchietti di Sant'Antonio che dicevo prima. Questo è stato riprodotto dalla Santa Letizia, dall'asilo Santa Letizia, dalla scuola dell'infanzia Santa Letizia. Qui invece abbiamo i tre archi, che è una delle prime strade di Foggia, è la parte più antica di Foggia, i tre archi. Qui abbiamo voluto rappresentare anche la chiesa di San Saverio, San Francesco Saverio, e precisamente la chiesa denominata delle colonne, e qui ugualmente ogni colonna l'abbiamo voluta rendere più allegra con dei fiori. In ultimo abbiamo il Teatro Giordano. Teatro Giordano, dovevamo dare anche un lustro al nostro bravo musicista, un po' allontanato da Foggia, però noi ce lo stiamo riprendendo un pezzo alla volta. E per il momento illustriamo il Teatro Giordano, poi illustreremo altre parti se arriveranno tranquillamente a Foggia. Però bisogna vedere il Teatro Giordano nei minimi particolari,
dei lampioncini, dei cancelletti, degli ubicini, dei vetri, delle tegole, proprio sono fatti con tanto tanto amore, perché noi siamo tanto tanto amanti, noi amiamo tanto la nostra città. La chiesa di San Giovanni Battista, che si trova vicino al piano delle fosse. Infatti noi vediamo qui c'è una specie di tombino dove anticamente si metteva il grano, è chiamato piano delle fosse proprio perché veniva nascosto il grano, conservato il grano più che nascosto, conservato il grano. Infatti è stato raffigurato con i vetri cattedrale, è stato raffigurato con tutti i ghirigori, è stato rappresentata in una maniera spettacolare. E devo anche dire non è stato un lavoro facile. No, assolutamente non è stato un lavoro facile, è stato un lavoro veramente molto lungo ed è stato un lavoro di veramente certosino, c'è da dire questo, però è un lavoro iniziato veramente dalla sottoscritta, ma c'è stato anche un bel po' di collaborazione da parte di un gruppetto sempre dell'Ac Santeas. Allora lo facciamo vedere un po' ai nostri compaesani di Bari nel mondo. Questo grazie, tuo lavoro ti che noi lo mettiamo sul sito. Grazie, ti ringrazio di cuore e spero che anche loro da lontano possano ammirare un po' le bellezze della nostra città. Chi è venuto precedentemente ha detto se le hai fatte adesso per Foggia, adesso però devi continuare anche per il paesello di tuo marito, per farli devi fare eh sì, qualcosa. E la signora Enrica è la moglie del dottor Vito Senerchia. Grazie di cuore a tutti. Che qui con lei alla provincia, allora, dottor Senecchia, come la giudica questa mostra di sua moglie? È qualche cosa di stupendo, perché tutto quello che è stato fatto con grande amore. Lei è stata la promotrice di questa grande e bellissima manifestazione per conto della CS Anteas, che fa capo alla CISL di Foggia, e devo dire che chiaramente che tutto questo veramente è stato realizzato con un grande amore, anche perché noi tutti ci teniamo che questa bella città possa fiorire così come è stata rappresentata con tanti bei fiori. Mi auguro che a questo punto può essere un messaggio per i nostri grandi politici e che ci vuole semplicemente un tantino di amore, così come è stato messo in questa bellissima manifestazione. Salutiamo poi i paesani nostri del mondo. Sicuramente, salutiamo tutti quanti quelli che sono i miei paesani, quelli di Panni, perché io ci tengo tantissimo per il bel paese. Mi auguro sempre di più che anche questo paese possa essere una volta per sempre ricordato con quello che sono state la sua storia, i suoi veramente amori della gente che ci è vissuta, e siccome abbiamo avuto dei grandissimi uomini, delle grandissime persone che hanno rappresentato il nostro piccolo paese di Panni, ma che era un grande paese perché all'epoca è stato veramente un paese che ha dato forse parecchi insegnamenti ai paesi che stavano intorno, e quindi mi auguro che possa rifendo in una maniera meravigliosa. La cosa che più mi ha fatto piacere in questo momento è che rivedere quel bel convento della Madonna del Bosco, dove finalmente una volta per sempre la nostra cara Madonnina amata in tutto il mondo chiaramente possa essere ritornata nel suo luogo natio. Mi auguro sempre che a questo punto ci sia sempre l'interesse di tutti i concittadini che vivono fuori per lavoro, ma che hanno sempre un grande amore per quel nostro piccolo paese. Li saluto tutti quanti con cuore, con affetto, e un caro saluto va a te, perché sei sempre un grande, in quanto caro Tonino ci vuole, ci rispettiamo da quando era vivente la buonanima di tuo padre, e quindi che io lo ricordo sempre, quando a volte passo nel cimitero per la tomba sua, è doveroso fare un segno di croce e di ringraziarlo anche per quello che è stato il suo contributo a tanti ragazzi che abbiamo studiato nelle nostre scuole elementari presso proprio il paese di Panni. Grazie a te ancora di cuore, grazie a tua moglie e grazie per essere intervenuto in questa bellissima manifestazione. Ti ringrazio. Grazie infinite. Posso anche girare se tu vuoi. Prego.
sono i visitatori che tanti. Hanno lasciato anche un loro pensiero nei riguardi della mostra. Ce ne stanno più.